È iniziata la campagna elettorale. Questa mattina, domenica 21 gennaio, al Teatro Space a Torino, il Presidente del Senato, candidato a Premier per Liberi e Uguali, Pietro Grasso, ha illustrato il suo programma e incontrato una delegazione dei lavoratori dell'embarco di Riva di Chieri, esasperati per l'annuncio di Whirlpool della chiusura dello stabilimento. I lavoratori hanno consegnato una lettera a Grasso. Il rilancio della gamma Alfa Romeo e Maserati, quanto stride con le lettere che mi sono state date oggi da questi lavoratori per da portare al presidente Mattarella, alla presidente della Camera, una lettera anche per me. La crisi industriale di Torino è fotografata da queste situazioni in cui delle multinazionali vengono in Italia, ottengono sgravi fiscali, benefici di ogni genere e poi fanno come quel film, prendi i soldi e scappa. Ve lo assicuro perché usi tutte le leve possibili per cercare anche alternative alla chiusura, perché le minacce di chiusura delineano un quadro che io credo sia l'occasione anche per spiegare, come brillantemente ha fatto Nicola, quello che è il nostro programma elettorale. Il leader di Liberi e Uguali ha parlato della crisi e, illustrando il programma elettorale della forza politica che rappresenta, ha sottolineato di volere il bene del paese. Tutti insieme, mano nella mano, con l'aiuto vostro che convincerà tutte le persone che noi siamo una forza politica che vuole innanzitutto il bene del paese, portando avanti le nostre idee di legalità, di giustizia, di ricerca della verità e con le idee di portare avanti l'uguaglianza, la libertà e, parlando delle persone, tutti noi liberi e uguali. Grazie. All'esterno del teatro, Pietro Grasso è tornato sull'argomento lavoro, chiedendo ai lavoratori di avere fiducia. Cosa si sente di dire loro? Ma io cerco di dire loro di avere fiducia, noi portiamo la nostra solidarietà, il nostro impegno per aiutarli a risolvere la loro situazione. È un paese che ha tantissime di queste situazioni e dobbiamo fare in modo di aiutarli. Noi dobbiamo far sì che quando si fanno gli accordi con queste multinazionali, quando ricevono degli sgravi fiscali, dei contributi per poter aiutare a creare lavoro, dobbiamo poi garantirci che appunto non avvenga che il prodotto, il profitto che più producono in Italia poi possa portare a delocalizzare verso altri paesi. Questo non può avvenire se non restituendo il beneficio ottenuto e pagando anche qualcosa rispetto al fatturato che è stato compiuto, è stato realizzato negli ultimi anni. Allora, la cosa migliore è farci il lavoro in casa, creare lavoro in casa, evitare le multinazionali, la dipendenza dalle multinazionali, creare un lavoro attraverso una produzione industriale che sia compatibile con l'ambiente e creare nuove forme di lavoro perché non possiamo dipendere da questi capricci di chi viene a investire, prende appunto contributi e poi se ne va secondo la logica del profitto Esatto. del padrone e non quella del lavoratore.